Mi trovo a Firenze, al piazzale Michelangelo, dove tra poco inizierà la kermesse, la festa del Movimento 5 Stelle per la chiusura della campagna elettorale. Sono con il candidato alla presidenza della Regione Toscana, Giacomo Giannarelli. Ecco, una campagna elettorale sottotono o no? Ma sottotono, stiamo settando gli strumenti per suonare della buona musica e per suonargliela anche in regione. Diciamo, c'è musica in giro per la Toscana, è che non viene ascoltata dalla vecchia politica, questo è il problema. Abbiamo incontrato cittadini, imprenditori, CNA, Confartigianato, tutti gli aspetti del terzo settore, tutti lamentano una sordità della vecchia politica. Allora c'è della buona musica in giro per la Toscana, andiamo ad ascoltare. Oggi è una bellissima giornata, ci incontriamo tutti insieme perché siamo una grandissima comunità, si fa per ringraziare tutti quelli che hanno aiutato questa campagna, ricaricarci e essere pronti per il ballottaggio. Noi vogliamo arrivare secondi, ce la possiamo fare, per poi arrivare a vincere al ballottaggio, perché se il PD non raggiunge il 40%, allora andiamo a votare in una seconda tornata e lì ne vedremo delle belle. Cosa deve cambiare in Toscana? La Toscana è una regione fantastica che può farcela, abbiamo tutto. È impensabile per noi che la regione Toscana sia la sesta regione d'Italia per afflusso di turisti stranieri. Noi vogliamo che diventi prima. Per fare questo dobbiamo fare un piano del turismo, dobbiamo entrare, aprire i cassetti, creare delle efficienze nelle spese della regione, tagliarci gli stipendi, far entrare della gente pulita, con queste risorse dare al via un piano del turismo, perché diciamo attivare il turismo vuol dire portarsi dietro tutto il resto. È un ingrediente che è necessario ma non sufficiente.